Caterina, mettiti in mezzo che tu parli di più. Benvenuti a uno degli incontri più attesi del festival, l'incontro con queste due creature straordinarie, con Caterina D'Amico e Silvia D'Amico. Avrete certamente notato che abbiamo lo stesso armocromista. Lo paghiamo in tre però. Sì. E, Silvia e Caterina non hanno bisogno di presentazioni. Che bellezza ce l'ha. Sono il cinema italiano, sono... delle amiche del cinema ritrovato, sono il cinema l'hanno fatto, ma il cinema lo amano e lo conoscono ed è veramente un privilegio averle con noi quest'anno, in particolare quest'anno in cui ci sono due retrospettive che si nutrono della loro conoscenza, quella dedicata ad Anna Magnani e quella dedicata alla loro madre. Tanto più, come avrete letto nell'introduzione del fratello oggi assente di Masolino, che è molto difficile capire il contributo di uno sceneggiatore, in questo caso di una sceneggiatrice, perché non solo perché sono passati molti anni, ma perché quando c'è un team di diversi sceneggiatori, che spesso sono anche degli straordinari scrittori, che sono degli straordinari intellettuali, è anche molto difficile capire qual è esattamente l'apporto. La cosa per cui è un privilegio essere qui e ascoltare le loro introduzioni lungo tutta la settimana è che, a differenza di noi, loro lo sanno. E questo è veramente un privilegio raro. Bene, il mio compito è quello di abbassare il livello dell'incontro, e quindi prima di andarmene, abbassare perché così poi loro se la giocano meglio, soprattutto uno. E solo vi ricordo che se non vi basta tutto quello che queste due ragazze vi hanno raccontato, fuori potete acquistare questo libro, che è veramente un libro straordinario, Suso Cecchi D'Amico, Storie di cinema ed altro, raccontate a Margherita D'Amico, riedito da Bompiani, che trovate anche qui fuori. Quindi vi lascio alzare un po' il livello. Sì, ti stai comportando come Rossellini sul set di Anima Nera. Vittorio Gassman mi raccontò che quando preparavano le scene, poi Rossellini diceva: beh, io vado via, se no vi metto in imbarazzo, continuate pure voi. Grazie. Buongiorno, siamo qui per parlare di Suso. Allora, io mi sono preparata un riassuntino, perché come potete immaginare io posso parlare 5 minuti o anche 5-6 giorni, perché le cose da raccontare in realtà non mi mancherebbero. È difficile per me trovare un equilibrio, perché penso che tantissime cose molti di voi le sanno già, e mi dispiace quindi andare a ripeterle, però penso anche che magari ci stanno delle persone di un'altra generazione, una generazione molto distante dalla nostra, che forse si divertono a sentirle raccontare, o forse capiscono un po' meglio qual era il mondo del cinema, com'era fatto il mondo del cinema alla metà degli anni 40, quando Suso comincia a lavorare nel cinema.
Allora, volevo tanto per cominciare parlare un attimo della famiglia di origine di Suso, perché è importante nel suo lavoro. Suo padre, Emilio Cecchi, era uno scrittore e un giornalista che si occupava soprattutto di letteratura, era un critico letterario, scriveva di letteratura sui giornali e sui libri e anche di arte. Ha scritto di storia dell'arte. Quindi era un amico, frequentava tutto un milieu di scrittori e giornalisti che abitavano a Roma. Lui era fiorentino, era di una famiglia molto molto modesta, non aveva potuto fare l'università, anche se l'avrebbe voluta tanto fare per motivi economici, aveva studiato da solo le lingue. Era anche un traduttore, si era trasferito a Roma quando aveva avuto una prima scrittura con un giornale che gli consentiva quindi uno stipendio. Aveva approfittato, si era sposato con una donna molto bella che era una pittrice. Aveva un paio d'anni più di lui, era nata a Poggibonsi, era di una famiglia borghese di medici. Medici benestanti, socialisti militanti e molto di larghe vedute, visto che questa ragazza, quando aveva finito gli studi e desiderava fare l'Accademia di Belle Arti, fu lasciata andare da sola, siamo ai primi del Novecento, è gente nata nel 1880 o giù di lì, viene lasciata da sola a Firenze a studiare pittura, è una cosa molto trasgressiva. Diciamo che era una famiglia, quando si sposano Emilio Cecchi con Leonetta Cecchi Pieraccini, non possiamo proprio definirli bohemien, ma sicuramente non borghesi. Quindi Suso nasce in questo tipo di famiglia qua e da questi genitori assorbe moltissimo, assorbe tanto per cominciare non solo il mondo dove loro si muovono, ma anche le loro passioni. È una grande lettrice, grandissima lettrice. Ci raccontava che suo padre dava a lei e ai suoi fratelli dei libri da leggere e poi li interrogava, non li interrogava per capire se li avessero letti, ma per discutere questi libri con loro fino da quando loro erano adolescenti. Cosa che ha ripetuto anche con mio fratello e me. Loro sono più grandi, lei e mio fratello sono una combutta, io sono più piccola, sono fuori del loro. No, lei è quella brava, io sono quella più somara, e però ho tanti anni perché sono nata nel 40 e quindi ho vissuto proprio gli inizi, li ho vissuti. Io no, io sono nata dopo, sono nata nel 48 quando stava per essere proiettato Ladri di biciclette, quindi l'inizio io non l'ho vissuto, arrivo dopo. Tornando a questa famiglia d'origine, se il padre le insegnava a leggere, sicuramente, secondo me, la madre le insegnava a guardare. Mia nonna non solo era una pittrice di bella vaglia, era stata allieva di Fattori all'Accademia di Belle Arti di Firenze e diventò una ritrattista nota che esponeva in collettive e anche in personali. E suoi quadri sono esposti a Roma, alla Galleria d'Arte Contemporanea e così via. Per dire che era una personalità relativamente riconosciuta. Ma teneva un diario. Tutti i giorni scriveva quello che le succedeva e soprattutto le persone che incontrava, i pensieri che aveva, gli avvenimenti della società. E questi diari sono meravigliosi perché lei descrive le persone,
Quindi si capisce che sono dei diari di una persona, di una pittrice, perché delle persone ci dice come sono vestite, dove stanno, com'è il paesaggio, dove si muovono. Io sono convinta che mia madre, cresciuta con una madre così, ha imparato a guardare. E anche questo è molto importante per quello che sarà il suo mestiere, perché il suo mestiere riguarda sì una scrittura, ma una scrittura molto particolare, una scrittura che deve tradursi in immagini. Quindi saper vedere è importante. Lei diceva scrivere con gli occhi. Sì, quando insegnava lei diceva dovete imparare a scrivere con gli occhi, perché il cinema è una cosa che si vede, non è una cosa che si legge. E soprattutto lei non si considerava una scrittrice nel modo più assoluto. Tutte le volte che le chiedevano di poter pubblicare una sceneggiatura lei era molto contrariata. Diceva la sceneggiatura non è un pezzo letterario, non ha dignità letteraria, è un punto di passaggio, deve servire a costruire una cosa che è il film che conta, la sceneggiatura è un percorso, non ha statura da sola. Non solo, tanto per farvi capire, generazioni passano, io ho avuto un figlio che per motivi personali che non c'entrano adesso ha fatto le scuole francesi, quindi ha fatto le elementari delle scuole francesi, e quando ha avuto, era un po' più grandicello e doveva scegliere se fare anche le scuole superiori francesi e le voleva fare, mia madre ha cercato di dissuaderlo dicendo io ho fatto le scuole francesi, e quando mi sono messa a scrivere ho trovato difficoltà, e lui ha detto beh allora non è un deterrente, io faccio le scuole francesi. Per dirvi che lei non si considerava una scrittrice. Il suo carattere era una persona molto indipendente, però una persona quietamente indipendente. Continuamente si leggono biografie o si sente raccontare di persone anche che hanno avuto poi successo nella vita, di cui si dice sempre stato un ribelle, non gli piaceva questo, contestava questo, no, non è il suo caso, lei non contestava, era molto indipendente, ma era indipendente e determinata in modo quieto, in modo non ostentato, era molto curiosa, ma aveva molta autodisciplina e molto metodo. Era sicuramente stata una ragazza abbastanza trasgressiva in certo senso, però con molto equilibrio e con molto metodo. Cosa succede? Lei fa, quando finisce le scuole, appunto le scuole francesi, il suo padre, che anche lui non era tanto, come dire, come abbiamo detto, non seguiva delle rigide regole borghesi di quegli anni, ci teneva che queste figlie, lei e Suso e sua sorella Ditta, che aveva un anno più di lei, studiassero le lingue. Per questo le aveva fatto fare il liceo francese, per questo le mandò a studiare in Svizzera e poi le mandò a studiare in Inghilterra. Voleva che parlassero le lingue, altra cosa inconsueta, mia madre era del 14, quindi parliamo di quegli anni del 32, 34, 36. E quando mia madre si rese conto degli sforzi economici che questi studi facevano pesare sulla famiglia, che era tutt'altro che abbiente, decise che non voleva fare l'università. La sorella maggiore fece l'università, si laureò in letteratura inglese, e lei disse che lei non voleva fare l'università, voleva andare a lavorare, voleva guadagnare, voleva contribuire a un'economia familiare, e quindi trovò un lavoro come segretaria
Per le lingue, appunto. Sì, proprio perché parlava le lingue, era una segretaria e interprete in qualche misura all'Ufficio del Commercio Estero, all'Istituto del Commercio Estero. Quindi una cosa, come dire, ministeriale, un impiego ministeriale. E raccontava che una volta aveva anche incontrato il Duce, perché lei studiò dattilografia, stenografia, quindi era un'abile segretaria, come dire, ufficiale, e in questo istituto, questo signore si chiamava Anzellotti, mi ricordo, se ne parlava a casa ancora, e quando stavo con Anzellotti. E una volta raccontava che era venuto il Duce, che era galante, che si era seduto col culone sulla scrivania, sì. E lei diceva, e ho capito che c'ha il busto, porta il busto. E questa era stata l'esperienza del regime. Intanto aveva conosciuto quello che poi sarebbe diventato nostro padre, suo marito, come mia nipote dice in questo libro, L'incontro di due temerari. Mio padre era un uomo molto speciale, il nostro padre, molto, molto speciale. Era un musicista di una famiglia molto borghese, romana, D'Amico. Suo padre, mio nonno, era Silvio D'Amico, quel signore che a un certo punto della sua vita, abbastanza presto, critico teatrale, ha fondato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, che oggi porta il suo nome. Quindi era una famiglia di teatranti. Mio padre aveva studiato musica, era musicista, mia madre aveva studiato musica perché avevano voleva fare la pianista. Intuito che aveva talento musicale, le fecero studiare musica con la madre di Nino Rota, amico d'infanzia, sono cresciuti insieme. Prima con la zia. E quindi questi due musicisti, lei doveva fare la pianista, conosce mio padre che fa il musicista, si mettono insieme adolescenti su una terrazza di un albergo a Castiglioncello, dove lei, che era somara, prendeva ripetizioni da lui, che invece era secchione, perché era stata mandata a ottobre. Lei diceva di se stessa che era stata mandata a ottobre tutti gli anni, tutta la vita, perché sceglieva, dice, siccome mi piaceva fare le cose per bene, sceglievo di fare alcune cose, poi altre me le lasciavo per dopo. Quindi, poi non le faceva, però. Dai, faceva un pochino. Mio padre continuamente diceva, vedi, sbaglia le cose, non ha studiato il greco, è ignorante, non le sa. E difatti queste scuole francesi erano carenti. E insomma, si incontrano, si innamorano, si sposano, due persone più distanti non si possono immaginare al mondo. Mio padre aveva un carattere, era un genio, ma aveva un carattere focoso, passionale, drammaticissimo. Mentre mia madre era ironica, lieve. E poi era serena. Leggera, serena. Mio padre era disperato e lei era rasserenante. Era una mistura straordinaria. Lei si sposa, continua a fare la segretaria. Lui è un disastro, perché lui è un antifascista militante, ha trovato un lavoro all'Eier, però appena gli dicono che deve mettersi l'orbace si dimette e va in clandestinità, diventerà il direttore del giornale clandestino Voce Operaia, sparisce da casa quando comincia la guerra e mia madre rimane da sola, però ci stanno loro due. Quel rapporto di cui vi parlavo. Mio fratello è nato nel 39. E io nel 40. Lei è nata nel 40. Chi di voi fosse interessato martedì alla lezione su Zeffirelli la farà mio fratello, quindi potete vedere anche lui. Non ci somiglia. Lui è bello, alto, biondo con gli occhi azzurri. Un'ingiustizia schifosa. Tutta la mia infanzia è passata con questa frase.
questo è tuo figlio Suso, ma quanto è bello, poi arrivavo io, dice, ah, e questa è tua figlia, come buffa. Quindi non ci siamo, capito? No, vabbè, ti dà comunque quello. Comunque, c'è quella cosa che ha sconvolto il nostro paese, che è la guerra. Appunto mio padre sparisce e quando la guerra finisce e lui ritorna, però c'è la tubercolosi e allora viene impacchettato e aderisce a un programma di cure sperimentali e va in Svizzera a tentare di salvarsi. Con la mia croce madre rossa. Rimane a Roma con questi due bambini che hanno 5-6 anni e qualche cosa deve trovare da fare per mantenerli. E allora, intanto potete immaginare come stava ridotto l'ufficio del commercio con l'estero dopo la guerra, non esisteva più nulla, e fa traduzioni, fa qualsiasi cosa. Fa letteralmente qualsiasi cosa, nel senso che scrive per esempio delle rubriche giornalistiche con delle finte cronache dall'estero, da non Parigi, essendoci, firmandosi, immaginandosele, insomma si arrabatta. Da lezioni di buona educazione. Beh, quella un pochino dopo. Un pochino, no, cioè io me ne ricordo, mi ricordo sia la Michi che la Galletti. Ho capito, ma già stava dentro al cinema allora. No, no, non c'era ancora nel cinema. Quando faceva sbucciare le pere alla Michi, non c'era ancora nel cinema. Il cinema viene dopo, grazie a Castellani e a Ponti. Però comunque un bel giorno succede che Carlo Ponti, che la conosceva perché mio nonno Emilio Cecchi nei suoi interessi giornalistici era stato uno dei pochissimi intellettuali italiani a subire il fascino del cinema. Negli anni 30 aveva insegnato a Berkeley, all'università, era stato invitato all'università di Berkeley a tenere dei corsi di storia dell'arte italiana e lì era entrato in contatto col cinema americano, era stato a Hollywood, si era affascinato, aveva conosciuto Buster Keaton. Era tornato con la passione del cinema e scrisse molto anche di cinema, cronache di cinema su vari giornali, poi sono anche state pubblicate in volume. Quindi aveva conosciuto i cineasti e era stato invitato a essere il direttore artistico della Cines, che era una casa di produzione molto importante in Italia, per un paio d'anni. E in questo paio d'anni aveva promosso la realizzazione di film che furono anche molto importanti nella storia del cinema italiano, non di grande successo ma di grande impatto, per esempio 1860 di Blasetti, per esempio Acciaio di Ruttmann e per esempio film di Camerini e Soldati anche, quindi una cinematografia di livello alto che andava svolgendo un ruolo anche un po' di ricerca nel cinema italiano della seconda metà degli anni 30, si deve anche all'iniziativa di Emilio Cecchi, che invitò a collaborare, inserì nella collaborazione cinematografica anche intellettuali, Pirandello, compositori, Malipiero, portò dentro al cinema anche gli intellettuali più alti che fino a quel momento il cinema l'avevano un po' snobbato. Molto snobbato, e continueranno fino agli anni 50. Quindi questa ragazza, questa bella ragazza dinamica e divertente e sportiva, conosceva tutti questi cineasti e fu Carlo Ponti che ebbe l'idea un bel giorno di dirle: non è che collaboreresti a una sceneggiatura? E lei, che cercava disperatamente di guadagnare qualcosa, disse sì, volentieri, e ci provò. Ora, la cosa divertente è che, grazie a lei, pochi anni fa, mia madre già non c'era più,
Lei si è dedicata, mia sorella, si è dedicata a mettere a posto carte trovate a casa. Mia madre buttava tutto, perché mio padre teneva tutto. Quindi, una delle cose che non li vedeva d'accordo. Mio padre teneva qualsiasi cosa, mia madre diventava pazza e quindi buttava tutto. E diceva: non se ne può più, moriremo inghiottiti dalla carta. Lei ha trovato tutte le lettere che mia madre ha scritto a mio padre durante i 18 mesi di cura in Svizzera. Questi 18 mesi che sono a cavallo tra il 45 e il 46, l'inizio del 47, mia madre, mentre cercava lavoro e tirava su loro due e prendeva le camionette perché gli autobus non c'erano, e abitava in un appartamento che stava al settimo piano senza ascensore. Di un ebreo scappato in America. Sì, di un ebreo fuggito in America che quindi gli aveva lasciato l'appartamento in affitto per evitare che fosse requisito. Lei scriveva a mio padre tutti i giorni. Quindi c'è un'enorme quantità di lettere che Silvia ha messo in ordine e ha ricopiato, e un bell'anno a Natale, anzi alla Befana, ha regalato a noi di famiglia, cioè me, mio fratello e i nostri figli, a ciascuno una chiavetta USB dicendo: queste sono lettere di mamma a babbo. In queste lettere tutta questa storia viene raccontata. Viene raccontata come un bel giorno Carlo Ponti le dice: scriveresti per... E lei comincia a raccontare a mio padre: ho scritto questo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Ma lo sai che è divertente? È molto divertente questo lavoro. Ma chissà se mi riesce. Poi dice a un certo punto c'è un momento stupendo in cui dice: mi sa che lo faccio bene. Perché comincia a avere riscontro. Il primo film che lei scrive non si fa. Fa molto ridere quando lo racconto nelle scuole di cinema, perché il primo film che lei scrive si intitola Avatar. Questa cosa suscita l'entusiasmo di tutta una generazione. E il film non si fa. È un film che lei scrive insieme a Moravia. Castellani. Sì, e Flaiano, ma soprattutto insieme a Moravia, perché lei dice Moravia era negato, ma proprio negato. Succede molto spesso a quelli che fanno gli scrittori davvero, che gli scrittori di cinema proprio non lo sanno fare, bene che non lo facciano. Il secondo film che fa, sempre per Castellani, che invece esce, va a conclusione, è Mio figlio professore. E il film subito successivo è Vivere in pace, con Zampa. E questo Vivere in pace ha un successo enorme. Ha un successo enorme in Italia, viene venduto all'estero, ha un successo enorme in America. E questa cosa determina l'inizio di una, diventa molto richiesta. Perché imbrocca questi due film che funzionano. Il film con Zampa è scritto con Piero Tellini, lei scriverà delle altre cose. E Tellini lo firmano insieme. Quindi la prima coppia che lei fa è con Piero Tellini e con Flaiano. Con Flaiano, diciamo, proseguendo la collaborazione di Mio figlio professore. Quando vede che la cosa funziona, si pone il problema di farla bene, però, perché caratterialmente comunque lei è una persona precisa, è una persona sventata, ma è una persona precisa. Quindi, in un certo senso un po' non perfezionista, mio padre era perfezionista, lei no, però voleva fare le cose fatte bene. Per esempio, in casa lei aveva due cose che sapeva fare molto. Lei si è sempre occupata parecchio della casa, però a modo suo. C'erano due cose in cui riusciva magnificamente: le macchie. Sapeva tutto sulle macchie.
chissà perché, ti diceva questa si leva col limone, tu dici mamma non dire fregnacce, no no si leva col limone, vederai. E era bravissima, quindi le cose con le regole lei le sapeva. E anche il cucito, il ricamo, il cucito, metteva a posto le cose. Cucina, no, un disastro. In cucina ci vuole più estro e lei lì non funzionava. E non, poi non gli piaceva, non gliene importava niente. Quindi lei studia per fare bene il suo mestiere. Cosa studia? Lei diceva che si era procurata un libro che aveva scritto un'americana. E di cui lei però non si ricordava né il titolo né l'autrice e dice un pochino ho imparato delle piccole cose di base lì, ma poi si è andata a studiare i film e le sceneggiature, cioè si è messa, voglio dire, come Leonardo a fare le anatomie dei film, vedere perché questo sta in piedi e perché invece quest'altro non sta in piedi. E si era, a un certo punto, si era creata delle sue regole, che peraltro non diceva a nessuno. Io l'ho torturata per farmele dire, ma lei si rifiutava perché diceva non sono delle regole vere, non sono delle regole codificate, sono le mie, sono quelle che adopero io. E poi ve le dirò. Comincia a lavorare... Formidabile. In gruppo, anche perché all'epoca le sceneggiature si facevano in gruppo. Lei in questo gruppo aveva sicuramente un ruolo catalizzatore, che non vuol dire mediatrice, non era affatto una mediatrice, non era una che metteva d'accordo le persone dicendo vediamoci a metà strada, no. Era però una catalizzatrice, nel senso che di un gruppo sapeva acchiappare il contributo più forte, più solido, più di valore di ciascuno e sapeva metterli insieme. Questo le riusciva molto bene. La struttura, lei era impressionantemente formidabile nello strutturare le cose, aveva una chiarezza di disegno come gli architetti assoluta, e raramente ho visto deflettere da quello che lei a un certo punto con questa calligrafia da pulce che aveva metteva a segno, che ancora non batteva, perché lei poi c'aveva anche questa cosa, ha sempre detto Civettona, che lei la chiamavano perché scriveva a macchina mentre quelli parlavano, lei teneva la macchina da scrivere sulle ginocchia e scriveva, dice per quello mi chiamano perché nessuno di loro sa scrivere a macchina, il che era perfettamente vero, tutti a mano. Però era anche vero. Lei diceva che scrivere in tanti era sbagliato, ma che scrivere da soli era sbagliato, che per il cinema si scrive bene in due, anche se molto spesso è uno che scrive, ma l'altro è il primo spettatore e è il contraltare, è quello con quale ci si confronta. Molto spesso succedeva però che l'altro fossero due, fossero una coppia, Agio e Scarpelli, Benvenuti e De Bernardi, Flaiano e Pinelli, quindi molto spesso questa coppia diventava un trio, e altrettanto spesso poi a volte c'erano altri che venivano convocati per una loro specificità. Quando si scrive Rocco e i suoi fratelli, per esempio, Franciosa era lucano e quindi portava un'esperienza di cultura lucana che serviva a raccontare la famiglia di Rocco. In questo gruppo dove lei funge da catalizzatore, lei ha anche un altro ruolo molto forte, che è il ponte con il regista. Nel catalogo,
che probabilmente voi avete, la pagina che introduce la rassegna su Suso l'ha scritta mio fratello e dice una cosa che noi tre di noi ci siamo sempre detti, che lei in realtà non è una collaboratrice di registi, è una psicologa di registi, lei è una terapeuta, lei prima di tutto li rasserena e li rassicura e poi li capisce e cerca di fornire loro la materia migliore per loro. Lei raccontava di Zavattini, per esempio, col quale fece coppia per un certo numero di anni e poi a un certo punto questa smisero per un diverbio. Lei diceva di Zavattini che Zavattini, al di là di essere l'intellettuale, lo scrittore, il teorico che era, era un ipnotizzatore. Lei ce l'ha sempre detto, io sono convinta che lui aveva delle doti ipnotiche, perché quando si andava a parlare con un produttore ci si sedeva lì e lui cominciava a parlare con questa sua voce un po' confusa, un po' profonda, un po' da affabulatore, ma soprattutto li fissava, sbarrava i suoi occhi azzurri, li fissava profondamente, profondamente, questi rimanevano completamente acchiappati e alla fine dicevano sì, sì, bello, scrivetelo. Cioè noi uscivamo, io gli dicevo che cosa dobbiamo scrivere, perché non si era capito niente di quello che lui avesse detto e quindi a quel momento bisognava cominciare a trovare qualcosa da scrivere. E lei lo diceva sul serio, cioè c'è poco da ridere, era così, era un ipnotizzatore. Ecco, se è vero, e non lo so perché io non c'ero, che quello ipnotizzava, una cosa è sicura, che lei rasserenava. Io ho visto in vita mia un numero impressionante di persone entrare, arrivare a casa nostra per lavorare con lei, tesi, turbati, angosciati, sconvolti, disperati, parlavano con lei un'ora e uscivano tutti tranquilli, sereni. Io non so che cosa le disse lei, però aveva questa capacità straordinaria che io gli ho sempre invidiato terribilmente da bambina. Lei era una figura rasserenante, era la tranquillità, la sicurezza. Uno affrontava un dramma terribile, diceva mamma morirò, è una tragedia, non c'è fine, non c'è uscita, e lei diceva subito ma dove mai? È facilissimo, guarda, si fa così, 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 e uno sentiva una pace meravigliosa. Tutti sti registi andavano da lei come dalla santona di lade di biciclette a cercare la serenità. Sì, ma pure nelle cose loro di casa. Ah, certo, nelle cose loro personali. Hanno messo le corna alla moglie, sì. Bambini sì. Nati sotto fuori dei matrimoni. Sì, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa arrivavano. Cose allucinanti. Lei li pigliava per mano e dice, ma che vabbè, male adesso, c'è? Vieni, glielo dici a tua moglie che c'hai avuto un figlio là. Che problema c'è? Dai, non ci vuole niente. Questi uscivano e dicevano, già, è vero, giuro, non sto dicendo, posso fare nomi e cognomi. E questi uscivano e dicevano, già, è vero, perché? E che poi che succede? Io glielo dico, che male c'è? E tornavano a casa sereni, poi non so cosa succedesse, però no, erano contenti, so. Erano contenti. Ora, vi faccio un esempio. Ci si pensa di rado. Quanti sono i registi che hanno debuttato con lei? Voglio dire, lei comincia a scrivere nel 46, nel 48 ha già vinto 3 Nastri d'Argento, sì. Quindi cominciano a cercarla per questo, ma molto presto debuttanti vanno da lei perché lei gli scriva il primo film, va bene? Io vi faccio una piccola lista. Allora, vi dico solo, diciamo, Franco Rosi, Citto Maselli, Antonio Pietrangeli, Franco Zeffirelli,
Camping francamente non conta, è un film che lui fa prima di routine, ma il suo primo film lo scrive lei. Antonioni, Cronaca di un amore è il suo primo film, ma i tre film successivi li scrive lei. Quindi voglio dire, è una che tiene a battesimo questi qui. E nel momento in cui si sono consolidati, lei gli dice vai per conto tuo. Quando Antonioni le porta il grido, dopo che lei ha scritto per lui I Vinti, La signora senza camelie e le amiche, le porta il grido, mia madre gli dice basta, hai trovato la tua strada, hai trovato cosa sei, non ti servo più. Vai per conto tuo. Stessa cosa con Rosi. Lei scrive per Rosi Keen per Gassman, in realtà, che poi non ce la fa farlo fino in fondo e chiede l'aiuto di Rosi, ma è il debutto di Gassman, regista. E per Rosi scrive La sfida, I Magliari, Salvatore Giuliano. Quando arriva Le mani sulla città dice no, Napoli, vai, è tuo, vai così. Altre volte dice... Spesso le portavano poi da leggere, sì, i risultati. Sì, quello dopo, sì, quello certo. Molto spesso. Ma a volte diceva, questo non lo so fare. Storia meravigliosa, Derek Jarman. Forse qualcuno di voi sa chi era Derek Jarman. È stato un pittore notevole e un cineasta molto, molto particolare. A un certo punto arriva questo inglese e che le chiede di scrivere per lui Caravaggio. E lei dice non conosco i suoi film, allora lui le organizza una proiezione di Sebastiane, lei va a vedere Sebastiane e si mette a ridere e dice non te lo so fare io Caravaggio, però come lo vuoi io fare te? No. Io non lo so fare, con tutto il rispetto, ma proprio non saprei da che parte cominciare. E lui si mette sul portone. E lei usciva la mattina, portava a spasso il cane, tornava col cane e lui stava sul portone. E poi lei usciva il pomeriggio e lui stava sul portone. E dopo una settimana che stava sul portone, lei disse, senta, salga, che vogliamo fare? Era un po', sta qua sotto. E chiacchierarono tantissimo e lei gli disse, io non te lo scriverò mai, avevano fatto amicizia. Difatti lui se l'è scritto da sé. Però poi in fondo al film la ringrazia, sì, perché evidentemente anche lui non aveva bisogno di uno sceneggiatore, aveva bisogno di essere rasserenato e quindi è entrato in quel calderone lì. Ha cresciuto tanti sceneggiatori, a cominciare da Enrico Medioli, che diceva che, e lo diceva spesso, che il più bel giorno della sua vita era stato la fine della guerra, sì, ma il secondo più bel giorno della sua vita era stato il giorno che mia madre gli aveva detto vuoi scrivere con me, e l'aveva preso e gli aveva insegnato il mestiere. Ma poi ci sarà delle generazioni più vicine, Cristina Comencini, Ivan Cotroneo, Francesco Bruni, quindi anche le nuove generazioni. Quello però che lei non sapeva fare, non sapeva insegnare in una classe. Perché lei diceva, non c'è niente da insegnare, una sceneggiatura si fanno tre lezioni, io faccio tre lezioni poi basta, poi devono scrivere, non, questi corsi che durano anni, ma che vuol dire? Quindi non le veniva. Bello. Quello che sapeva fare era quello che noi chiamiamo una revisione. E sono innumerevoli le revisioni di sceneggiature che lei ha fatto ai suoi colleghi. Molti che non enormi, a caso dicevano i suoi colleghi ha insegnato a mezzo cinema italiano, perché le portavano i film a leggere e lei con la sua calligrafia piccola piccola li leggeva, a parte faceva una scaletta, cioè faceva una specie di riassunto strutturale del film e poi glielo correggeva. E questo lo faceva con i colleghi
con i colleghi anche di grande vaglia, di grande pregio. Tanto per dirne uno, ma Monicelli mi disse: ma scusa, ma per chi credi che abbia scritto La ragazza con la pistola? Sì, non l'ha firmato, ma insomma ha scritto lei. E via così. Perché li prendeva e li sistemava. E una quantità enorme di giovani, di debuttanti, di persone che venivano a chiederle un consiglio, un aiuto. E lei faceva questo compito. E lì arriviamo a quello che io le estirpai come il succo di qual è la struttura tua. Lei mi disse una cosa quasi cabalistica, mi disse i punti, le sequenze. Dice: io lavoro su 35 sequenze, un film è per me di 35 sequenze e ogni sequenza deve contenere tre elementi. Uno che chiude la precedente, uno che è il momento centrale di quella sequenza lì e uno che apre un'altra situazione che si chiuderà dopo. Devono contenere questo, perché questo gli dà il ritmo e gli dà la tensione, la concatenazione. Quindi queste erano le regole che lei aveva desunto dai suoi studi. Un'altra cosa, e per quanto mi riguarda è l'ultima, e poi passerò la palla a lei perché ci deve dire una cosa un po' particolare. Io ho parlato qui del suo rapporto con i colleghi, ho parlato qui del suo rapporto con i registi. Silvia ci racconterà come era lei con i produttori, perché Silvia è una produttrice e con mamma ha fatto 5 film da produttrice, lei e mamma sceneggiatrice. Ma prima di darle la parola, e poi in conclusione di tutto vedremo un video, perché mi piaceva che voi la vedeste, chi di voi mamma non l'ha mai vista, che la vedeste. E la figlia di mio fratello, che appunto ha scritto questo libro, che fu un libro anche molto travagliato, perché era l'editore Garzanti voleva disperatamente che lei scrivesse una sua autobiografia e lei diceva: non sono una scrittrice, non lo so fare. E quindi dopo parecchie vicende fu la figlia di mio fratello, che aveva scritto dei romanzi, che si prese questo compito, se ci provo io. E ci parlò tanto e riuscì in questo libro a restituire il modo di parlare di nostra madre, che era un modo di parlare molto particolare, parlava molto poco mia madre, diceva solo cose essenziali e definitive e diceva in modo obliquo, mai diretto. Quello che lei diceva, se uno le faceva una domanda, lei partiva da lassù, poi andava qua, poi andava qua, però alla fine tutto si teneva. Aveva un modo di parlare ellittico e criptico, pieno di pronomi. Le interviste erano un disastro perché lei non diceva lui, lei, chi, dove, non si capiva niente. Quindi bisognava inchiodarla per farle dire delle cose che si comprendessero. Mai chiederle una cronologia. No, non chiamava mai una data, era l'imprecisione personificata. Però, e quindi volevo farvi vedere questo pezzettino che è un estratto di un documentario che girò Luca Zingaretti come regista, un altro debuttante, e con mia nipote, cioè la figlia di mio fratello Margherita, che l'ha intervista. E quindi questo lo vedete in coda. Però quello che ci tenevo a dire adesso, prima di dare la parola a mia sorella, è: beh, io non ho mai avuto la sensazione che mia madre lavorasse, non l'ho mai vista lavorare. Lei lavorava a casa ma non ti dava questa impressione. E la cosa straordinaria è che mio figlio recentemente gli ho sentito dire la stessa cosa. Ha detto: mia madre lavora, mia zia lavora, nonna, ma quando mai ha lavorato? Non l'ho mai vista lavorare. Perché lei aveva questa leggerezza. Mio padre lavorava a casa,
era uno scrittore anche lui, dentro una stanza con la porta chiusa, dove non si poteva entrare perché lui stava lavorando. Mia madre lavorava con questi suoi colleghi o da sola, in un salotto, con la porta aperta, il cane, la gente che entrava, usciva, noi quando eravamo bambini, il pranzo, i compiti, qualsiasi cosa, interrotta in continuazione. Non le ho mai sentito dire devo consegnare il lavoro il giorno tale. Mio padre consegnava un articolo a settimana e sembrava che ci fosse, non so, il bombardamento, era una cosa atroce. Viene gente a cena, sono rovinato, diceva lui, devo consegnare l'articolo. E mia madre dice, vai di là, ti chiudi in camera, fai quello. E lei aveva 30 persone a cena, era tranquillissima, serena, non abbiamo mai saputo che consegnasse un film. Però di quelli fatti sono 100. Silvia, come si hai 5 minuti per dire. Allora, io devo dire una cosa. Intanto io non ho il carattere di mamma, purtroppo. L'ho più ripreso da mio padre, sono passionale, mi viene da piangere, cioè tutte quelle cose sbagliate. Ho fatto un mestiere che non è che io volevo, sono nata che volevo fare produttore. Io sono nata con una cosa precisa. Io so che sono un secondo magnifico, ma che non so essere un primo. E la mia ambizione è che non si possa fare a meno di me, perché sono un secondo straordinario. E questo è stato sempre così. Quindi io mi sono trovata a un certo punto con degli amici che dovevano fare una cosa, che produrre una cosa, questi non ce la facevano perché il produttore del momento, parliamo della antica famiglia Benvenuti, aveva dei guai tremendi, stava facendo fallimento, era un grandissimo produttore, una persona, mi ha detto, senti, vaccete a parlare con la televisione. Allora io ci sono andata e così ho cominciato a fare le cose quando mi sembrava che nessuno riusciva a farlo, mi sembrava un peccato, era bello, era buono, era una cosa fattibile, non costava tanto. Bene, mamma credo che non se ne sia neanche accorta che quando io ho cominciato a essere infilata in questa faccenda. Però è ovvio che io, avendo mamma, insomma, mi veniva di dire, senti un po', ma te trovi che questa qua è una scemenza col botto, o che faccio? Perché sai, mi ha chiesto quello, non si riesce a realizzare quella cosa. E lei diceva, così no, costa troppo. Io non ho mai avuto una lira, non ho mai investito una lira in un film di quelli che ho fatto, ne ho fatti tanti. Trovavo dove le fonti che mi davano questa cosa. Però la prima persona che mi ha detto, attenzione, questo costa troppo, devi ridurre, andiamo strutturando, lo trovi il modo, si vede. Beh, è una cosa completamente marziana. Io parlo di anni in cui nel cinema c'era ancora pochi soldi, non c'erano quello che è successo dopo. Però mamma si poneva anche questo problema, per cui veniva anche lei amata anche dai produttori, perché quelli per la prima volta sentivano uno che ci aveva a cuore anche, cioè
come si fa poi? Cioè, io ho visto mamma tagliare delle cose perché costavano troppo e convincere la persona in causa. Poi, come diceva Caterina, aveva questo dono di voler entrare dentro al regista e offrirgli il meglio di quello che poteva fare, di quello che poteva dare. Non basta, perché a questo lei accoppiava un altro amore, che era il film. A lei interessava il prodotto finito, quindi si interessava dell'intero. Non l'ho mai sentita prendere un drittone autoriale o per compiacere il Visconti o, nel caso mio, il Michalkov, che voleva fare per forza quella cosa. No, mamma gli spiegava come qualmente con il film che poi doveva venire fuori la cosa non c'entrava niente e quindi se ne doveva fare a meno. E questo è vitale. Tutti, ti dava una sensazione, dicevo, alle perse, glielo chiedo a lei, lo convincerà a lei, ma le persone più... Michalkov, per esempio, che è un genio, è anche un uomo abominevole, una persona molto brutta, molto reazionaria, insomma, non è una bella persona. Una... Che cosa è riuscita a far fare mamma a questo, che era oltretutto un ipermacio, schifato all'idea che di... già c'aveva me, produttore alto così, donna che gli diceva quello che doveva fare, vabbè. Poi c'aveva un'altra autorità alla quale non poteva molto dire di no, anche perché la sua smania era di entrare in Occidente, quella di Michalkov. Però mamma contestava. Io ho delle lettere in cui lei gli spiega come attualmente quella cosa che lui ha appena finito di scrivere o di dire è una stronzata. Non uso la parola per dire una parolaccia, ma perché mamma lo scriveva perché Nikita aveva imparato 7 parole in italiano, tutte le peggio naturalmente, no? Se no parlavano in spagnolo. Però era fondamentale questo, era fantastico, anche perché suggeriva la cosa con la quale sostituire, appunto, a un certo punto c'era un circo in Occidente, doveva esserci un circo. Questo circo è diventato, se qualcuno di voi ha visto Cicciorne, la corsa di Marcello con il vassoio dei bicchieri che si rompono tutti. Ecco, era un'enorme scena in un circo che dovevamo costruire apposta. Quindi riuscire a convincerlo che era meglio una corsa per un corridoio con un vassoio di bicchieri, e lì dovrei aprire un'altra parentesi, perché anche trovare quei bicchieri nella Russia di Gorbaciov, lasciate perdere, fu una tragedia pure trovare i bicchieri uguali, comunque, anche perché li dovevamo rompere mentre correva, quindi... Comunque lei è stata, abbiamo scritto anche, ci siamo innamorate di storie che poi purtroppo non sono state realizzate, perché o per insipienza mia che non sono riuscita a trovare i capitali per farle, o perché non era giusto il momento, ma ci stanno 2-3 sceneggiature, 2 delle quali, però una volta... Invece me ne ha fatta una, mi ha fatto un trattamento di una cosa
che non era buono, non ci azzeccò. Quello non si è fatto per colpa sua, che è il veleno. Ma altri no, altri è colpa mia. È un peccato perché veramente. Dobbiamo andare con il contributo. Andiamo via. Non concludo. No, concludi. Sai che conclusione. Io che vi devo dire? Io vi devo dire, voi vedete qua delle persone che hanno avuto una fortuna, immeritata veramente. Sì, ci sediamo lì, sì. Grazie. Sì. Mi dai una mano. Bravi! Questo contributo che vedete dura 5 minuti, è sottotitolato in inglese e grazie alla provvida struttura del cinema ritrovato. C'è scritto. E mia madre aveva 85? No, insomma, giù di lì. Obiettivamente tu hai avuto quel che si può dire successo nel tuo lavoro, un sacco di soddisfazioni, un sacco di riconoscimenti, un sacco di premi, hai guadagnato molto bene, insomma sei stata riconosciuta in tutti i modi. Questo che effetto ti fa? Che ho avuto una grande fortuna, francamente l'unica risposta che ti so dare. E perché ti irriti quando, ti ho sentita bofonchiare più volte quando qualcuno ti viene incontro festante e dice lei è un mito, lei... A te questo un po' scoccia, vero? Molto. E molto. Perché? Perché non è vero. Io ho un'opinione molto severa ai miei riguardi. Se quelli sono i miti mi dispiace per il mondo, quindi... Allora, in che termini ti fa piacere essere pensata, anche se di questo probabilmente non ti curi? Una persona con la quale stai volentieri insieme. E rispetto al fatto di... noi oggi andiamo molto di corsa e ci sembra di fare un sacco di cose e poi ne facciamo di meno. Cosa è cambiato nella vita, nell'organizzazione della vita? Perché poi tu hai avuto i figli, hai fatto la padrona di casa, hai lavorato, c'è sempre stato tempo per fare tutto. Ma ti devo dire la verità, ho sempre pensato che tutti hanno la possibilità di fare tutto quello che è loro necessario fare. Ho sempre polemizzato con quelli che dicevano non c'è tempo, non c'è modo, non c'è cosa, se vuoi fare, fai. Giusti, rinunci a una cosa, fai, insomma. È sempre l'amministrazione di una casa, il proprio carattere. E tu ritieni di aver rinunciato a delle cose a cui ti dispiace di aver rinunciato o no? No, ho sempre trovato ad avere molta fortuna. Ho avuto degli amici, mi sono tanto piaciuti, ho amato moltissimo, non parliamo dei parenti,
Veramente se mi lamentassi sei da schiare. Il tuo rapporto con la religione? Una presenza necessaria che a quale che corteggio inutilmente. E rispetto alle persone, ai morti, alle persone che non ci sono più, tu una volta mi hai detto tutto quello che è esistito esiste. Quanto pensi, non lo so, al nonno, ai tuoi amici, alle persone... Ma io non li ho fatti morire, quindi... Ti ripenso vivi? Ci ragiono. Insomma, partecipano alla vita, ecco. Ma non come fantasmi o come... A conclusione di questa presenza ti viene in mente... E già, babbo, non mi sarebbe piaciuto. Questo ha fatto tutto un giro per concludere così. Insomma, se avesse squillato il telefono e fosse stato un defunto, non ti saresti stupita? Assolutamente no. Dicevo, abbiamo preso da lei, noi non l'abbiamo fatta morire.